Era stata preannunciata per oggi e cos'è stata? La chiusura del ponte sul torrente Nora è stata effettuata questa mattina da parte degli operai mandati dalla provincia di Pescara. Una situazione che, come ha sottolineato il sindaco del comune di Cepagatti, Gino Cantò, penalizzerà tutto il territorio a partire dalle attività commerciali che resteranno isolate. La chiusura totale del ponte sul Nora è stata disposta per motivi di sicurezza. Intanto il sindaco del comune di Cepagatti, Gino Cantò, stupito per i contenuti dell'ordinanza provinciale, ha immediatamente contattato il dirigente firmatario del provvedimento. È stata assicurata la somma urgenza per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza dei pilastri in cemento armato. Però la cosa strana è che in 7 mesi, perché loro hanno prima ridotto la carreggiata per limitare il transito dei veicoli, e adesso in 7 mesi non hanno speso un euro per limitare i danni a quel ponte e fare delle riparazioni. Per cui questo problema porterà delle gravi difficoltà sia ai cittadini di Villarea e di Cepagatti, dell'area collinare, ma soprattutto alle attività commerciali della zona, perché chiudere un ponte e non poter accedere è un enorme danno per le attività commerciali. Il ponte, lungo un centinaio di metri, è percorso ogni giorno da circa 15.000 vetture. Sul posto è stata posta la segnaletica per indicare agli automobilisti i percorsi alternativi. Noi chiediamo che venga fatto subito una somma urgente, cioè la provincia può stanziare una somma urgente indifferibile per fare immediatamente i lavori su quella zona e ripristinare sia la sicurezza del ponte, ma ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Noi andremo con le nostre attività commerciali presso la provincia, presso la struttura delle province, a sollecitare immediatamente l'inizio di questi lavori, perché non è possibile che in 7 mesi non abbiano fatto niente. Signor sindaco, si parla di interventi economici non stratosferici, appena 700.000 euro. Sì, sono somme che sicuramente potrebbero stanziare velocemente, perché non si parla di milioni di euro, parliamo di migliaia di euro, per cui è possibile fare questi lavori immediatamente, ripeto immediatamente, perché vanno fatte per tutelare i cittadini di Cepagatti.